Molle, passivo, disattento a Luca, giornata no del Pineto che incassa tre gol e subisce il secondo KO in campionato. A Mauro recupera Ingrosso e Amadio, entrambi al debutto stagionale. A sorpresa Ingrosso, braccetto di destra della difesa 3 Marafini centrale. Dopo la prima rete dei toscani, l'ex Pescara viene spostato nel cuore del reparto. A centrocampo Lombardi mezzala tra le linee Volpicelli, alle spalle di Gambale, per contro la Lucchese che, a prescindere dal sistema di gioco 4-2-3-1, ha uno spartito chiaro, soprattutto tanta qualità sugli esterni, tra i migliori Guadagni e Fedato, oltre al Russo che nella terra di nessuno crea più di un problema all'11 di Amaolo. Qui il 19 rossonero si divora un'occasione gigantesca. Lo stesso Russo si farà perdonare al minuto 17 quando elude troppo facilmente Ingrosso e fredda da distanza ravvicinata Tonti. Diversi errori, il primo di Evangelisti che difetta nel controllo in chiusura su Fedato, il secondo ben più evidente appunto di Ingrosso. Il Pineto prova comunque a reagire, lo fa al 24esimo, cross di Marafini, girata di Gambale, gran riflesso di Chiorra. Non è il solito Pineto e se sbaglia anche Tonti non è proprio giornata. Storia del 32esimo, sulle seconde palle toscani più reattivi, sinistro improvviso di Guadagni, Tonti tutt'altro che impeccabile, tapin di Magnaghi, 2-0. In chiara difficoltà il Pineto rischia di subire in sequenza il terzo gol, ma allo scadere della prima frazione potrebbe riaprire il match. Le speranze si infrangono tuttavia sul palo timbrato da Ingrosso, ispirato da Volpicelli. Nel corso della ripresa Mauro ridisegna il suo 11, assetto tattico compreso, con gli ingressi prima di Teraschi e Schirone, poi di Ngiambe e Foglia, una sorta di 4-3-1-2 che sortisce questa conclusione di Volpicelli sull'esterno dopo un ottimo spunto di Ngiambe. Passano però 4 minuti, tris della Lucchese. Si diceva giornata decisamente no anche di Tonti, corta respinta sul destro di Magnaghi e facile tapin di Guadagni. In generale atteggiamento completamente sbagliato, sconfitta pesante sì, ma ineccepibile. Lucchese batte Pineto 3-0.